Focus, finestra aperta sul territorio. Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi parleremo della stagione dei tulipani. Si tratta di un film che parla di violenza di genere, prodotto da Melania Lacolla, che abbiamo il piacere di avere in linea, che tra l'altro è anche autrice del soggetto e ha curato la sceneggiatura. Ciao Melania! Ciao Denise, grazie dell'invito. Insieme a Melania abbiamo anche il regista del film, Franco Di Blasi, che ha curato anche lui la sceneggiatura. Ciao Franco! Ciao Denise, è un piacere sentirti. Melania, tutto parte dalla scrittura di un monologo qualche anno fa, se non erro prima del 2019. Nel tempo il progetto si trasforma fino ad arrivare alla realizzazione di una vera e propria sceneggiatura. Raccontaci un po' com'è partito questo progetto, come si è sviluppato nel tempo e soprattutto cosa ti ha spinta a realizzarlo. Come appunto tu hai detto, iniziando da un piccolo seme, da un piccolo monologo, perché insomma io scrivo per il teatro da 25 anni e sempre anche nel mio teatro come impronta c'è sempre l'indignazione. Io dico sempre che anche se in modo leggero, perché ho fatto più genere, sia il teatro leggero, cioè umoristico, che anche insomma il dramma, però all'interno è sempre spinto la voglia, la necessità di denunciare qualcosa. Ecco, c'è sempre una denuncia nelle mie cose, ripeto, anche dove si ride. In particolare c'è una parte di esperienze personali, come naturalmente si scrive, mette sempre qualcosa di suo, del vissuto, ma ci sono anche storie sentite, raccontate da amiche, altre di fantasie naturalmente. La voglia era quella di una denuncia, di dire la mia denuncia a mio modo. E da lì ho dovuto fermarmi un po' in questo progetto, è nato piano piano. E prima del Covid stavamo pensando di farne qualcosa di teatrale insieme a un amico, un sociologo. Se non che il Covid ha fermato questi progetti, nella ripresa ho pensato che poteva uscirne addirittura una scenografia. E così un po' alla volta questa voglia di portare questa denuncia mi ha fatto incontrare, tramite sempre amici, conoscenti, parlandone, mi hanno messo in contatto con Franco. Ci siamo incontrati, raccontato in un primo momento il soggetto così con le mie parole, lui l'ha sposato subito. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che ha lo stesso mio modo di pensare la storia, così come l'ho pensata lui l'ha immaginata cinematograficamente. E poi da lì, da ottobre in poi, tutto è partito abbastanza velocemente e con molta determinazione, devo dire. Quali sono state però le emozioni, i pensieri che ti hanno accompagnata durante la scrittura? Sono stati, come ti dicevo, molteplici. È stato un periodo anche forte, duro, perché in quei mesi ho perso la mamma. Però ero già introdotta in questo mio obiettivo e mi ha aiutato questo lavoro anche per lei. Mi sono detta che dovevo andare a buon fine, avevo le speranze quantomeno. E durante la scrittura in alcune parti mi sono emozionata, mi sono arrabbiata, poi mi sono anche messa nei panni di altre storie. Nella storia ci sono tante bocche, tanti risvolti che appartengono non solo al passato ma anche al moderno, cioè quello che può essere lo sfruttamento del lavoro delle donne, lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento economico, insomma emotivo, di tutto. Come dicevi tu, il film racconta la storia di una donna dal nome Maria Stella. È una donna siciliana nata a metà degli anni 50 e anticipavi il tema centrale, la violenza domestica, fisica, psicologica, economica e di divario di genere, ma si intreccia anche il tema dell'adozione e della malattia. E in Maria Stella ritroviamo la storia di tante donne del passato ma anche di oggi. Si parte da una storia degli anni 50 che purtroppo risuona molto nella cronaca di oggi. Basta guardare i dati drammatici dei femminicidi e della violenza di genere in Italia. È una storia che riguarda tutti e tutte e che dovrebbe toccarci in modo profondo. Il film è una denuncia, vuole denunciare, sensibilizzare e stimolare ad un impegno comune. Questo è proprio l'obiettivo che vi ponete entrambi con questo film. Quindi vorrei chiedervi ad entrambi il vostro augurio. Do la parola a Franco. È una strada lunga da percorrere, cioè questo veramente si può dire è millenaria, questa sorta del maschio a tutti i costi che deve sentire la proprietà della donna.
E purtroppo anche oggi si ripete nel tempo. Non è proprietà, assolutamente no. Questo purtroppo è un qualcosa che bisogna un attimino portare già dalla famiglia alla scuola per far sì di avere questa sorta di educazione nel rispetto dell'altro. L'augurio è quello che possano essere stimolate le istituzioni, che noi possiamo essere strumenti con le nostre capacità artistiche peculiari di ognuno, compresi gli attori, non parlo solo di me e di Franco, per dare questo contributo che magari stimolare alla riflessione non solo i giovani, anche le persone in piena età. Infatti proprio nel film c'è una scena dove c'è una sorta di richiesta di perdono da parte di un uomo. Anche questo è fatto vero, e quindi è possibile la redenzione da parte di chi infligge una situazione, diciamo così, di violenza. E quindi noi vorremmo essere strumento che questo dramma possa essere attenzionato dalla cultura, perché la cultura attraverso tutte le sue forme è la speranza, e naturalmente il cinema poi attraverso il suo linguaggio visivo, i suoi contenuti, è una forma privilegiata, perché parte avvantaggiata proprio perché appunto questa forma di visibilità arriva subito a colpire la mente, la fantasia dei giovani. Quindi noi ci auguriamo di poterlo portare alla visione dei ragazzi, dei giovani, e questo chiaramente è uno scopo educativo, e penso che deve essere incoraggiata questa forma di educazione, perché da lì deve partire, secondo me, secondo anche Franco. Quindi questo è il progetto e l'augurio comune che abbiamo. Siamo contenti, parlo a nome anche suo, che ci avete dato la possibilità a Ragusa di portare questo lavoro, e di questo devo ringraziare molte persone, a parte te, tutte le persone che ci hanno dato questa possibilità. Questo messaggio di speranza di cui tu hai parlato, che è la chiave, che lo ritroviamo nella conclusione del film, ma anche secondo me nel titolo già lo ritroviamo, la stagione dei tulipani, perché ci fa pensare subito alla primavera, all'idea del risveglio, quindi il risveglio delle coscienze, questo impegno comune, questa presa di coscienza, di responsabilità comune e anche di rinascita. Questa rinascita la troviamo nei personaggi del film, e mi viene in mente ad esempio una delle figlie di Stella che sceglierà la vita monacale, quindi l'aiuto per gli altri, ma anche l'altra figlia di Stella che tornerà in Sicilia, riscoprirà un modo di vivere diverso fatto per gli altri. Perché però proprio i tulipani? Diciamo che è una mia caratteristica, ho parecchi titoli, almeno due o tre sicuro, perché forse è un'idea romantica che mi porta poi a pensare al fiore, ma comunque il tulipano è un fiore che sicuramente ha tanti significati positivi. Pensando a un personaggio maschile positivo e volendolo collocare come mestiere, come personaggio che agisce, l'ho immaginato che fosse fra i tanti mestieri che poteva fare, ecco che mi è venuto così di pensare a un fioraio che è da lì il fiore simbolo. E poi sono andata alla ricerca di questo tulipano. Beh, a me piacciono i tulipani, quindi naturalmente ho avuto il pensiero e mi ha portato al tulipano. Ho fatto una ricerca, ho visto che c'erano molti collegamenti con la storia, sull'amore, sull'amicizia, sulla solidarietà, la lealtà anche, e ha molti significati dai colori, quindi mi è sembrato questo un buon motivo. Le musiche invece sono state realizzate da Gabriele Denaro. Come è stato coinvolto nel progetto e cosa vi ha colpito della sua sensibilità musicale? Io chiamai Gabriele e dire: senti Gabriele, cioè, io avrei intenzione di dare questa tipologia musicale, questa che non sia né troppo a sottolineare, ma proprio deve essere quasi una morbidezza di tappeto, cioè riuscire a entrare in punta di piedi con l'emozionalità. E veramente è stato magistrale il lavoro che ha fatto Daniele, quindi ci siamo trovati fin da subito in sintonia. Quindi aver lavorato in sintonia con Gabriele per quanto riguarda le musiche, e Giuseppe Di Blasi per quanto riguarda la direzione della fotografia, e poi onestamente devo dire anche il lavoro magistrale che hanno fatto i vari attori, da Noemi Gambettone che è la protagonista del lavoro, a Tando Santonacida, a Tiziana Giletto, a Leonardo Marino, ad Alice Perlito, a Carmelo Gomez, cioè, insomma non vorrei scordarne nessuno, cioè sono tanti, e considero che sono stati più di 30 attori
e ognuno di loro aveva una parte, anche se piccola ma intensa, dove siamo riusciti, ecco, tutti in una condizione di corale. Ognuno di loro ha dato il massimo alla riuscita. Spero che siamo riusciti a dare quell'emozionalità che ci eravamo prefissi. Ti dico subito che a Franco l'ho presentato io, Gabriele Denaro, perché Gabriele mi collabora dal teatro da una decina d'anni, dal primo mediometraggio che insomma facevamo insieme, lui curando le musiche, poi altri due corti e un dramma teatrale a cui ho affidato a lui, quindi lo conosco da più di 10 anni e ne ho tantissima stima, sono stata sempre una sua fan, lo seguo perché oltre a essere un bravissimo musicista è sicuramente una persona umana, ecco, e io tutto quello che faccio vado sempre alla ricerca della umanità e quindi con lui mi sono trovata sempre bene, abbiamo lavorato sempre bene, una persona molto disponibile e umile, devo dire, e questo ha fatto sì che siamo arrivati fin qua, diciamo, con la speranza di poter crescere in questo compartimento artistico, sia teatrale che cinematografico. Io glielo auguro, anche se lui è più conosciuto all'estero che qui, purtroppo, in Sicilia. Lui ha girato quasi tutti i continenti. Diceva che gli manca solo l'ultimo e li ha fatti tutti. Lui ha uno stile molto legato all'immagine, proprio lo definiscono la musica dell'anima. Lui è autore della musica per l'anima. E poi appunto ho presentato Franco e Franco è rimasto anche lui colpito positivamente, molto, e l'ha subito coinvolto. Il film è stato presentato in anteprima a Catania lo scorso 22 marzo e poi a Ragusa invece lo scorso 26 marzo. Cosa vi colpisce della reazione delle persone che assistono alla proiezione? Io credo che ognuno che era ad assistere probabilmente avrà visto l'amica, avrà visto la signora di fronte, avrà visto un racconto che magari gli ha raccontato la nonna. Quello che mi ha colpito specialmente a Ragusa, perché lì è stata, come dire, la prova del 9, perché è un pubblico assolutamente ignaro di quello che andava a vedere, mentre lì, a parte i giornalisti, sapevamo cosa andavamo a vedere in parte, anche se nel montaggio poi ogni attore ha visto per la prima volta la storia in maniera completa. Mi ha colpito sicuramente l'emozione, più di quanto mi aspettassi, perché sono situazioni diverse. Io che ho scritto la storia e so quello che può provare, però avere un'idea particolarmente mia e non sapere come il pubblico, la risposta è stata di commozione, non solo, ma anche di rivedersi. Alcune mi hanno detto: a me è successo questo, io pure una cosa simile è successo, e quindi è proprio quello che io volevo, cercare di far uscire fuori, perché una volta non si denunciavano questi fatti, queste piccole violenze che sembrano piccole, ma in effetti poi non lo sono piccole, quelle psicologiche. Non se ne parlava, non c'era poi la confidenza anche con la mamma in modo particolare, e questo è stato forse l'errore, per cui quello che ho voluto dire adesso basta, adesso dobbiamo proprio magari denunciarle questi fatti. E mi sento tantissimo, da quando è uscito il film, moltissime amiche, anche persone che non conosco, che mi dicono: ma sai, io in questa storia mi sei ricordata, quell'amica mi ha raccontato. E questo, diciamo, che è un obiettivo sicuramente che mi sento di aver raggiunto, poter parlare, poterne denunciare. Ti ringraziamo, Melania, per aver scelto di denunciare questo fenomeno che ancora colpisce la nostra società, e ci auguriamo veramente che si possa arrivare ad un impegno, diciamo, sempre più comune, un impegno sempre che possa coinvolgere più persone, fare rete tra la gente e ad una società sempre che cresca in più in umanità. Un film che vuole lasciare anche un messaggio alle giovani generazioni e non solo, ad arrivare un po' a tutti e a smuovere un po' le coscienze. Sì, anche perché questa è una condizione apatica. Diciamo che le donne già da 46 hanno iniziato a portare avanti un certo tipo di discorso già con il diritto al voto, poi continuarono negli anni 68 con l'abolizione dell'adulterio, l'aborto, il divorzio. Insomma, ci sono stati dei movimenti da parte delle donne, nonché anche degli uomini, perché dobbiamo dire che non sono solo uomini che creano violenza, ci stanno anche una buona parte di uomini che
molto sereno con le donne. Soltanto bisogna fare di più, questo sì. Allora avere l'opportunità di poter divulgare questo tipo di modo di agire del rispetto, ma questo è il rispetto in assoluto, non solo per le donne, cioè il rispetto in quanto tale. Questa voglia di voler sottolineare il passare del tempo e allo stesso tempo dirci che c'è un legame con il passato, ovvero che alcune cose sono cambiate per quanto riguarda ad esempio la condizione femminile, per alcuni aspetti legati a una maggiore consapevolezza dei diritti, ma c'è ancora molto da fare e soprattutto perché ci siamo portati dal passato molti retaggi culturali. L'ho riscontrata anche nell'utilizzo delle immagini, soprattutto del colore. Da una parte abbiamo immagini a colori e da una parte abbiamo invece delle scene completamente in bianco e nero. Secondo me l'intento era anche un po' di sottolineare questo passare del tempo. Ma spiegaci un po' meglio tu. Praticamente il discorso del bianco e nero, ma come hai potuto ben vedere, cioè è un bianco e nero non contrastato, morbido, perché con il direttore di fotografia Giuseppe Di Blasi abbiamo pensato di poterlo dare in tre forme cromatiche, di questo bianco e nero non molto contrastato, una seconda tipologia di colore che sarebbe quella del vintage, cioè quando lei incominciò a avere come desiderio quello di sposarsi, avere una vita serena, felice, poi purtroppo non è andata così. E poi l'ultima parte, che diciamo ai giorni d'oggi, che c'è questa sorta di bontà d'animo, che non rimane solo un discorso di odio dentro, quindi odio contro i maschi, no, è una sorta di solidarietà con le altre donne e un rispetto con altri uomini che si sono comportati bene, tipo l'avvocato, tipo che ha lasciato poi l'albergo, e il fioraio che l'ha voluta bene come ad una sorella. Cosa ha significato per te nello specifico dare vita alle parole di Melania attraverso le immagini, e se c'è stata un'immagine specifica che ti è venuta in mente proprio nel momento che hai letto le parole di Melania? Quando Melania mi ha sottoposto questo lavoro, io l'ho ascoltata prima e letto dopo con grande interesse, col fatto che comunque a me è sempre interessata tutto ciò che è il sociale, già nel 70-80, no? I bordelli di Bangkok, poi ho trattato il tema dell'immigrazione con il pescatore di casa, no? E poi l'ultimo del Si Può, che riguardava l'emarginazione dei malati di mente prima della legge Basaglia. Quindi quando lei mi sottopose questo lavoro, non ti nascondo che mi ha emozionato, anche perché è scritto veramente bene, anche perché dentro c'è tanta emozione, e poi non è un déjà vu, cioè questa sorta di piangersi addosso, no, è un modo di dire: beh, siamo arrivati a questo, possiamo andare avanti, proviamo ad educare i nostri figli in maniera tale che queste cose non accadano più, che amare è una cosa, possedere è un'altra cosa. Volevo chiederti proprio di portarci nel set del film e di raccontarci i giorni di lavoro che hai condiviso con il cast. Delle situazioni, devo dire, divertenti, che sono state legate alle condizioni meteorologiche, perché sai, si doveva dare la sensazione del caldo, ma in realtà tanto caldo mica c'era. E le bambine, quando dovevano andare all'interno della macchina, erano impreddolite perché erano in maniche corte. Il momento della doccia di Noemi, lì c'era anche un po' freddo. Poi dietro le quinte, mangiarsi il panino e divertirsi dopo una giornata veramente di stressante lavoro, perché dovevamo necessariamente chiudere perché ci avevano dato il convento come location, quindi non potevamo invadere più di tanto. E poi aver lavorato anche con una persona anziana straordinaria di 97 anni, ma ti giuro, è stata di una emozione veramente forte. Abbiamo lavorato tutti bene, e in genere non succede spesso in un set, però qui ce l'abbiamo fatta, probabilmente proprio perché sentivamo dentro ognuno di noi quest'amore verso questo personaggio Stella, e quindi volevamo dare il nostro contributo al meglio. Sì, mi è piaciuto anche personalmente l'espediente, quello là del registratore, di far sentire la storia di questa donna registrata, quindi lasciata alla memoria. Diciamo che è un qualcosa che hanno sentito dentro. Io ho provato a raccontarlo con delicatezza, anche detto bene,
con questo registratore, che proprio è una registrazione della memoria che rimane nel tempo, perché la stella muore ma una registrazione rimane. Ecco, quindi hai detto bene, cioè il registratore, sì, ho fortemente voluto questo momento di questo play che lo puoi fare anche dopo l'esistenza di Maria Stella. Grazie Franco per essere stato con noi e ringrazio sia te sia Melania per aver scelto di denunciare e raccontare questa storia e invitarci a una presa di coscienza. Grazie veramente di cuore. Grazie Melania. Grazie a te, grazie a voi, grazie anche a Franco di avermi dato la possibilità di portare, diciamo, sullo schermo questo desiderio più che sogno. Grazie a te Denise di averti dato l'opportunità e la possibilità di poterlo divulgare, sperando che questo possa essere da stimolo anche ad altri poter dare voce al rispetto. Melania, so che ci vuoi salutare in un modo speciale, con una poesia dedicata alle donne. Ebbene sì, è una brevissima poesia dedicata alle donne, scritta 12 anni fa, in occasione proprio della giornata della donna. È un grido contro la violenza, un'invocazione praticamente contro il sopruso che sappiamo ancora purtroppo continua, che è quello dell'infibulazione, che ancora oggi in molti stati viene praticata. E si intitola Donna, semplicemente. Sii luna d'oriente e di levante, illumina i varchi che portano al cuore, rischiara la fronte dei dotti ignoranti e incamminali sulla tua scia di madre amorevole. Calpesta ancora una volta, piccola donna, e aspidi che continuano a nutrirsi di guerre, di fema, di fame e di malattie. Trai forza dal sopruso della tua minorazione e infine grida il tuo sorriso casto. Solleva il mondo dall'umanità ferina e se puoi, perdona. Grazie. Grazie a te, un abbraccio. Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri. Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio.